Bene, benvenuti su provacervari.it. Quest'oggi sotto la nostra videocamera abbiamo un versus tra l'Arcos 80 Titanium e il Galaxy Tab 3. Le differenze principali le abbiamo sullo schermo. Qua abbiamo un 8 pollici, qui abbiamo un 7 pollici. La definizione è 1024x768 contro 1024x600. Diciamo la definizione è praticamente. E la godibilità dello schermo è praticamente simile. Abbiamo una luminosità migliore per il Galaxy Tab e naturalmente un peso di 100 grammi inferiore rispetto all'Arcos 80. Abbiamo naturalmente da una parte tutte le feature Samsung, la Touch with Samsung, dall'altra dell'Arcos. E direi di andare a vedere. Innanzitutto, una differenza sostanziale sta in questa situazione. Qui abbiamo le notifiche qui sotto, mentre per quanto riguarda la Samsung, le abbiamo qui sopra con i vari toggle, un po' stile l'S4, gli altri dispositivi, l'S3, eccetera. E abbiamo, lo dico già da subito, una fotocamera che realizza foto nettamente migliori per quanto riguarda il Galaxy Tab 3. Non c'è paragone tra le due. Per esempio, voglio far vedere solo una foto che vale un po' per tutte ed è questa macro. È stata scattata, diciamo, in uguale. Ecco, questa è quella realizzata dal Galaxy Tab 3, questa l'Arcos 80. Ora ve li posso anche avvicinare, vedete come io vado a fare uno zoom e perdo alcuni dettagli, mentre in quest'altra situazione vado a fare zoom, ma i dettagli rimangono sicuramente più nitidi nella visuale. Poi, per quanto riguarda anche i video, naturalmente il discorso è del tutto simile. Per quanto riguarda invece la fotocamera, abbiamo praticamente non la fotocamera, scusatemi, i video. Abbiamo invece che vengono riprodotti in entrambi i casi e molto bene i 700 i 1080p. Proviamo a farli partire insieme. Stoppiamo uno, sentiamo l'audio. Audio di gran lunga superiore sul Galaxy Tab 3. Infatti, ora che andiamo a sentire l'audio sull'Arcos, ci accorgeremo che l'audio non solo proviene da qui dietro, quindi di conseguenza è più difficile ascoltarlo quando è appoggiato, ma anche perché è inferiore sia di volume che di qualità. Bene, torniamo indietro. Per quanto riguarda le mail, la scrittura e altro, non abbiamo alcun tipo di problema. Si vedono entrambe molto bene, vengono utilizzate bene, funzionano bene i client mail. Per il Samsung abbiamo avuto qualche problema con la nostra visualizzazione del nostro account di Yahoo o di Hotmail, ma magari sarà un problema risolto in futuro, visto che il tablet ancora esce ufficialmente in Italia. Proviamo ad andare quindi sul nostro sito, sulla pagina principale. Vediamo un po' anche come funziona. Devo dire che per quanto riguarda l'applicazione internet, i due dispositivi si comportano in modo davvero ottimo. Forse il Galaxy Tab è un peletto più rapido rispetto all'Arcos 80, ma devo dire che sia lo scrolling che il pinch to zoom sono davvero buoni. Appannaggio di Arcos, però, c'è una maggiore, secondo me, visualizzazione corretta del bianco, cioè l'Arcos è più bianco rispetto al Galaxy Tab, e quindi quando si va a leggere magari qualche testo che c'è un contrasto tra bianco e nero, magari questo può risultare più comodo. Infine andiamo a vedere The Verge, andiamo a fare questa prova andando quindi a ricaricare prima questa notizia, vedendo più o meno come vanno entrambi. Ecco, sono arrivati praticamente allo stesso momento e entrambi hanno una buona fluidità.
possiamo andare contemporaneamente a cliccare su The Verge. Mannaggia, il Samsung non l'ha preso. Vabbè, vediamo un po' come vanno. È normale che l'Arcos ha fatto prima, d'altronde è partito prima il dispositivo. Ecco. Però devo dire che si comportano ottimamente. Ecco, ora c'è uscito un avviso sul Samsung della batteria, sull'Arcos. Diciamo che questo è un po' il tallone d'Achille. La differenza principale tra i due dispositivi, oltre secondo me riguardante la camera, è anche la batteria. La batteria vince di gran lunga la Samsung. Ottima la batteria del Galaxy Tab, poco performante a mio giudizio. Quella dell'Arcos 80. Bene, ultime due prove che vogliamo fare. La prima ve la dico a voce, riguarda l'USB host. Collegando chiavette, come avete magari anche visto nella video prova del dispositivo dell'Arcos, funziona e si vedono bene e possono essere lette. Nel caso del Samsung, purtroppo, l'USB host non funziona, però magari essendo un dispositivo ancora non uscito in Italia e quindi non ancora magari ottimizzato del tutto, probabilmente verrà implementato come anche d'altronde i suoi predecessori. Detto questo, andrei a fare un'ultima comparazione, dicevo, sui giochi e sul software che è stato installato. Quindi direi di andare in impostazioni. Da entrambe le parti, vediamo un attimo la memoria come viene suddivisa. Abbiamo uno spazio totale 5.24 contro invece uno spazio di 6.36 disponibili e naturalmente possono essere espansi entrambi con micro SD. E invece per quanto riguarda le informazioni riguardo il dispositivo, abbiamo la 4.1.2 per quanto riguarda il Samsung Galaxy Tab, che però magari in Italia uscirà con una versione ancora più aggiornata, e il 4.1.1 per l'Arcos 80. Bene, chiuderei questo nostro versus con l'Asphalt 7 provato in entrambi i dispositivi. Andiamo a girarli. Un po' come vanno. Allora, tocchiamo la scheda per continuare su entrambi. Poi li facciamo partire insieme, così vediamo anche un po' i tempi di caricamento tra l'uno e l'altro. Scegli, scegli. Ecco, vediamo un po'. Chiudi, chiudi, continua. Ok, proviamo a fare gara contemporaneamente. Vediamo un po' chi arriva prima. Beh, direi che i tempi di caricamento sono praticamente gli stessi. Ora proviamo allora a giocare con uno dei due. Proviamo prima il Galaxy Tab, alziamo il volume. Ok, eccoci. Ottima, secondo me, la giocabilità con il Galaxy Tab 3, davvero ottima. Fluido, ottimo schermo, davvero buono. E anche un ottimo audio. Vediamo ora l'Arcos. Naturalmente, essendo più pesante, vedo una minore facilità di gioco. Proviamo a alzare anche un po' il volume. Comunque, anche in questo caso si gioca molto bene. Sinceramente, però, io avrei preferito giocare più con il Galaxy Tab 3, se devo scegliere tra i due. Allora, cosa dire? Tra i due dispositivi c'è una differenza di all'incirca
120-130 euro attualmente, anche se il Galaxy Tab 3 non è ancora disponibile in Italia. Quindi, cosa allora dire? Aspettare che esce il Galaxy Tab 3 in Italia, oppure comprare subito l'Arcos, oppure spendere in più questi soldi? Allora, secondo me il Samsung Galaxy Tab 3 ha una marcia in più rispetto all'Arcos 80, per uno schermo un po' migliore, per una più, come dire, una maggiore fluidità e per una durata di batteria e una migliore fotocamera. Però è pur vero che quello che si fa con un tablet, l'Arcos 80 lo realizza in modo comunque fluido, buono e senza particolari problemi. A voi la scelta su quale tra i due scegliere e quindi su quale dei due preferite per le vostre esigenze. Bene, grazie a tutti e ci vediamo su provacellulari.it per le prossime recensioni. Grazie.